Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti alla terza ed ultima serata dedicata alla rassegna musicale Sinuessa Academy, voluta ed ideata dal maestro Marco Camasso. In queste tre serate questo palco ha ospitato veramente artisti di grosso calibro, da Andrea Palazzo, un musicista, un chitarrista molto molto famoso. Questo palco ha ospitato anche Elisabetta Serio, pensate, compositrice, arrangiatrice e pianista, che oltre ad avere alle spalle due album veramente importanti in stile jazz, ha collaborato anche lei con grossissimi nomi, e mi riferisco al mitico Pino Daniele. Questi grandissimi artisti hanno dato il meglio di loro stessi, soprattutto nei workshop che sono stati organizzati nel tre pomeriggi di queste tre serate, per dare delle pillole di saggezze e della loro grande esperienza musicale ai giovani di Mondragone. Quindi io farei un grandissimo applauso a tutti quanti loro e colgo l'occasione di ricordare e di invitare tutti i giovani di partecipare sempre alle rassegne, perché veramente rappresentano una fonte di arricchimento non solo a livello professionale ma anche personale. Una rassegna, perché pensare a una rassegna? Secondo me le motivazioni sono molto ma molto importanti, non solo quelle di intrattenere piacevolmente voi pubblico, ma la rassegna nasce anche per incentivare i giovani del territorio ad avvicinarsi sempre di più alla musica e soprattutto a farlo nella maniera giusta, cioè studiando. La rassegna nasce anche per incentivare gli incontri con nuovi musicisti, soprattutto quelli diversi per natura e per stile. E inoltre anche per divulgare, cioè creare occasioni sempre nuove in cui questi artisti possano esibirsi. E un'occasione importante che mi viene in mente questa sera è proprio quella del 21 giugno scorso, in occasione della Festa della Musica, in cui tantissimi giovani e meno giovani si sono esibiti in piazza e hanno potuto dare sfogo alla loro professionalità ed esperienza musicale. È un'altra occasione importante rappresentata proprio da questa rassegna di queste tre serate. Mondragone, tre giorni dedicati alla musica, ce ne parla, non dico il maestro, ma un po' l'amico di questi ragazzi, perché è un rapporto molto particolare. Sì, grazie, buonasera a tutti di Campagna Felix. E siamo al terzo giorno, sì, infatti siamo diventati amici, ormai io e Raffaello, Giovanni e Giuseppe, è vero Giuseppe? E quindi sì, siamo alla terza sera di questa rassegna musicale, Sinuessa Academy Festival, che ho voluto fortemente organizzare, e quindi con gli appoggi anche dei partner, quali Antico Casale, che ringraziamo, Lisita, Barone Musica, strumenti musicali di Caserta, e Fuggigreno, e la stessa Accademia Talent Scout Academy e Mobili Campoli, e anche il Club Insieme. Quindi loro appoggiano questa rassegna, ma appoggiano, se vogliamo dire, la cultura, quindi la cultura verso i giovani. Ieri hanno avuto modo di ascoltare della bella musica che si è articolata dal jazz al soul, electric jazz, quindi con le nostre esibizioni di tutti i maestri, e parte questa prima avventura. Posso fare un'osservazione? Vi siete proprio divertiti ieri sera sul palco? Sì, ci siamo veramente divertiti. E io 20 anni fa sono passato a fare altre cose, sempre sul piano artistico, tra cui produzioni internazionali, ma ieri mi sono veramente divertito, c'era un bel feeling con i miei amici, colleghi, docenti e con il pubblico. Quindi nulla, questa terza serata è dedicata ai ragazzi dell'Accademia, si esibiranno circa 10 gruppi, ognuno farà quello che ha imparato nel corso dell'anno, e poi questa sera ci sarà anche la cerimonia ufficiale Trinity, quindi con un esponente responsabile per l'Europa che è la dottoressa Laura Rossi. Però io voglio far continuare alla... Sì, io devo dire che abbiamo scoperto una presentatrice brillante che è riuscita a mantenere i ritmi nonostante le pause tipiche di queste manifestazioni.
Beh, io cosa posso dire? Mi fa tantissimo piacere appartenere a questo progetto che si trova ancora agli albori, all'inizio, con la speranza che possa andare avanti, perché sono anch'io una sostenitrice della cultura, soprattutto musicale, visto che appartengo anch'io al campo, e soprattutto una sostenitrice dei giovani del territorio, quindi mi fa veramente piacere e spero che questo progetto veramente continui e che sia sostenuto sempre da tutti e da tanti. Nome e cognome, perché bisogna montare. Io sono Marino Eugenia, in arte Giada. Le nuove parole potrei scrivere.
davvero. Vai, vai, come l'aria, la terra, il sole ed il cielo. Vai, vai, sto partendo, sta a te non perdere il treno. Se vuoi dammi la mano e vieni con me. Se no, vai, vai. Oh, she's with her a psycho, a little bit psycho. And now to scream out, oh, my, 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 oh, my, my. She make you curse, but she the best. Passo dal tuo cuore senza arrivare mai, chiusa nel silenzio, sono andata via, via dagli occhi, dalle mani, da te. Che donna sarò se non sei con me? Volando al volo,
Allora, loro hanno finito l'esibizione. Eccoli qua, tutto nel loro splendore. Facciamo un inchino. Come si fa un po' a teatro? Qui non siamo a teatro, però lo facciamo lo stesso, ok? They're creepy and they're spooky, mysterious and they're spooky. They're all together spooky, the Addams Family. The Addams is museum, where people do the museum. They're all together museum, the Addams Family. Ba 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 bum, 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 ba 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 bum. So get the rico suno, and we can see you know. The good to play your freedom, the Addams Family. The creepy and the spooky, mysterious and the spooky. The all together spooky, the Addams Family. Ba 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 bum, ba 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 bum, ba 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 bum, ba 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 bum. Ba 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 bum, ba 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 bum, ba 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 bum, ba 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 bum, ba 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 bum. The creepy and the spooky, mysterious and the spooky, the all together spooky, the Addams Family. The Addams is museum, where people do the museum, the all together museum, the Addams Family. So get to meet you soon, or be you see you long. The go to play you long, the Addams Family. The creepy and the spooky, mysterious and the spooky. The all together spooky, the Addams Family. Let's go safely now, everybody let it know. Come on, it's a party. Thank you.
Concedetevi un poco di relax. C'è bisogno per essere seduti qui, vedersi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se dovrà andare poi così. Che vuoi dare tutto, che cosa vuoi da me, che cosa vuoi da me, cosa ti aspetti dentro te, che tanto lo sai, tanto lo vuoi, quello che cerchi tu da me. A volte fisso lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni, non è granché. I vestiti qui da me e ricomincia la guerra dalle spunte blu. Si è fatto tardi, mi sa che non esco più, tanto risponderai alle tre. Non c'è più serata in giro e cambio, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma anche quando non vuoi puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me. Puoi andare via veramente. And I'm gonna be high, high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out of space. It's gonna be a long, long time. The touchdown bring me round again to find. I know that man, they think I am a tomb. No, 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 I'm a broken man. Broken man, burying all these clues I bear along. And that thing is gonna be a long, long time. Trying to feed a boy, or do you need more? And it's all keep burning so hardcore.
Fantasie che vuoi.
nel profondo dentro te. E come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai. Ora non lo sai, io ci metterò tutta l'anima che ho. Quanta vita sei da vivere adesso, come saprei. Anche con i musicisti che sono stati molto ma molto bravi. Ok, adesso la rassegna musicale è stata ideata dal maestro Marco Camasso, però ha come partner diversi sostenitori e noi li vogliamo tutti qui sul palco perché proprio come noi hanno creduto in questa iniziativa e quindi ci tengono tantissimo a sostenere e a promuovere la cultura musicale sul nostro territorio. Allora, io chiamerei qui anche il maestro Marco Camasso, che ci deve dire i partner che sono responsabili anche di queste bellissime serate. Intanto li ringraziamo, sì, e li invitiamo qui sul palco. Allora, vorrei il primo partner come un rappresentante di Antico Casale, poi un rappresentante di Lisita, di Fuji Greno e Mobili Campoli, perché devo consegnare le borse di studio. Facciamogli un applauso intanto. Bisogna essere molto molto veloci, veramente molto veloci. Eccoli qua. Diciamo che Antico Casale, Mobilificio, Campoli, chi altro abbiamo nominato, sono un po' i pilastri, no, del nostro territorio. Fuji Greno invece è una stella nascente, facciamo con il nostro Luigi Della Valle. E ripeto, facciamogli un grosso applauso perché loro veramente hanno creduto in questa iniziativa. Eccoci e qua. Promuovono alla grande questa nostra cultura. Buonasera. Musicale. Bene, qui ci sono, bene, c'è, ci dovrebbe essere anche Barone, però rappresenterò io Barone che non è potuto essere qui, che visto è a Caserta e quindi mi ha lasciato detto consegna la borsa di studio, dopodiché mi aspetto una foto. Benissimo, io vorrei chiamare, anzi, facciamo così, consegnerà la prima borsa di studio Lisita. Ok, bene. Consegniamo una prima borsa di studio. Lo vuoi dire tu, Lisita? Sì. Buonasera a tutti. Consegniamo la prima borsa di studio a Marco Kalinowski. Un applauso. Marco, sei pregato di salire sul palco. Vieni, vieni, il nostro pianista. Lui studia in Accademia Talent Scout già da diverso tempo. Anche lui è molto dotato, ha superato appena gli esami con voti altissimi. Eccolo okay. Qua. Ti consegna la borsa di studio Lisita, uno dei partner, che consiste in una borsa di studio dal valore di 200 euro in una masterclass, quindi farai nel corso dell'anno 2019-2020 una masterclass, quindi che nella regione Campania, quindi praticamente ti manderemo a fare una bellissima masterclass in pianoforte, ok? Benissimo, complimenti. La seconda borsa di studio la facciamo consegnare da Antico Casale. Bene, fai tu il nome. Buonasera, Salvatore De Filippo. Ah, il nostro batterista, anche lui. Ha conseguito dei bellissimi voti negli ultimi esami. Un batterista molto preciso, molto studioso. Se fate delle foto è bene, eh? Benissimo. Ok, anche per Salvatore una borsa di studio di Euro 200, quindi consiste in una masterclass in batteria, quindi ti manderemo a fare una masterclass
E ovvio ci tengo a precisare che non vengono fatte in Accademia, quindi vengono fatte nella regione Campania o addirittura nella regione Lazio. Quindi dipende dove ci sono dei bravi docenti, e quindi questo per arricchire sempre più il talento, naturalmente per i più meritevoli. È ovvio che nella borsa di studio c'è indicato proprio per esserti distinto nello studio della batteria con disciplina durante tutto l'anno scolastico. Quindi non dipende dal voto degli esami Trinity, ma tutto il rendimento, come è stato, la costanza che hai avuto nell'essere sempre molto disciplinato, preciso. E quindi, bene, un applauso anche a Salvatore. La terza borsa di studio la facciamo Luigi. Buonasera, la consegniamo a Francesca Catanzano. Francesca Catanzano. Dove sei, Francesca? Lasciate libero il passaggio. Vedo la gente lì a calcarsi. Eccola qui. Un applauso. Bene, prego, per te. Stessa borsa di studio. Qui oggi ci sono 5 borse di studio che partner, quindi noi siamo 5 partner, qui anche Talent Scout Academy, e anche te parteciperai a una masterclass da valore di 2,2 euro nel corso dell'anno 2019-2020. Quindi complimenti anche tu, ti sei distinta. Bene, ce ne sono altre due, dividetele tra di voi. Ok, Lisita, sì. Allora, Nancy Colarusso. La nostra Nancy, vieni. Poi ce ne sono altre 5 perché inferiori, ma comunque borse di studio. Ecco per te. Complimenti anche per te, Nancy. Prego. E quindi anche per te consiste in una masterclass in canto. Va bene, ti manderemo a fare una masterclass da quella persona lì, ok? Bene. Italo. La faccio meglio questa. Per essersi distinto nello studio del canto, con disciplina durante tutto l'anno scolastico 2018-2019, rilasciato a Giovanni Paolo Della Corte. Eccolo qui. Complimenti anche a te, Giovanni Paolo, e quindi anche tu usufruirai di questa borsa di studio nel corso dell'anno 2019-2020. Complimenti ancora. Bene, adesso ci sono altre, velocemente, 5 borse? Sì. Bene, queste consistono in una borsa di studio inferiore, che anche l'Accademia è sempre insieme ai partner, consistono in 3 ore in studio di registrazione. La prima borsa di studio, Manila Cunico, che consegna Fujigreno. Naturalmente io faccio le veci anche di Barone, che partecipa, è ovvio, è partner, che ha erogato le borse di studio e anche la rassegna. Quindi i nostri partner hanno sposato la cultura, ma soprattutto hanno firmato un protocollo d'intesa dove si intende quello che l'Accademia fa ogni anno con serietà. Quindi loro sanno tutto quello che succede, sanno pure dove vanno a finire questi soldini che l'associazione è responsabile per farvi. Quindi anche te usufruirai di 3 ore di studio per registrare questa tua bella voce. Italo, fai tu il nome del prossimo. L'hai fatto già Luigi tu? Non vedo. Luciana Gallo. Luciana. Luciana, lei ci tiene Luciana tantissimo. Gallo. Lo dobbiamo dire alla francese questo nome. Non ti mettere di spalle, Luciana, è maleducazione mettersi di spalle al pubblico. Anche perché dovete fare le foto, eh? È talmente timida, no? Talmente timida. Lina. Ah, questo mi fa piacere perché lo conosco, questo ragazzo.
Allora, Carlo Verde. Beh, il prossimo lo dico io perché è Gioele Camasso. Siamo di parte. Anche perché ha studiato tutto là. Dov'è Gioele? Gioele, vieni a ritirare la borsa di studio. No, Gioele è sempre in giro. Me lo cercate per cortesia? Intanto possiamo passare all'altro. Alessio Versente. Borsa di studio anche, gli allievi non possono andare via perché dopo la dottoressa Laura Rossi dovrà consegnare le certificazioni, ci sarà la cerimonia ufficiale, quindi i genitori li abbiamo incastrati tutti seduti, perché qui è facile che vanno via. Alessio, una borsa di studio anche per te che consiste in 3 ore in studio di registrazione, quindi per incentivare il tuo talento sulla chitarra. Falla vedere! E Luigi? Giada De Filippo. Giada De Filippo! Dove sei Giada? Eccola qui Giada. E si prepari anche Pasquale Claudio Bianco. Dov'è Pasquale Claudio Bianco? Consegna Luigi. Consiste in un workshop di pianoforte per migliorare le sue doti pianistiche. Ricordo che queste borse di studio vengono erogate da tutti e 5 i partner. E Pasquale Claudio Bianco, un applauso a Pasquale Claudio Bianco. Anche per te un workshop in pianoforte nell'anno scolastico che verrà 2019-2020. Bene, noi adesso andiamo avanti, Gioele Camasso la tengo qui, ok? Io ringrazio e soprattutto è doveroso fare un grandissimo applauso agli sponsor, ai partner. Ma Campoli? Non c'è Campoli? Come la vedi questa rassegna da tutti e 3 voi? No, è stato uno spettacolo veramente perfetto. I ragazzi sono bravissimi. E lo so, però quello che ho visto io fino ad adesso è stato veramente meraviglioso. Complimenti. Niente, noi ti ringraziamo tutti da parte dell'Antico Casale per averci reso partecipe, diciamo, a questa manifestazione. Viva l'arte! Grazie a tutti voi. Luigi? Ma una bella manifestazione da ripetere sicuramente. Bene, il prossimo anno poi faremo la seconda edizione. Io ringrazio Mobili Campoli, Enzo Campoli e tutta la famiglia e ringrazio di vero cuore Barone Pianoforti di Casa Giove, di Caserta. E intanto, Giada, proseguiamo, andiamo avanti. Running.
so, ma so che si può andare a fondo insieme dentro un altro shot. Io e te, un bar, svegliamoci nei via di qua, dove l'orizzonte non ha fine, la sabbia è fine, quando si fine, quando non si scivola un complimento, e se ci perderemo arriva ma un momento, prendiamo la vita per ogni ferita, che sarà servita per stare con te, da non vedi che buonasera, come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla un po', ti osservo da un po', non so se ti ho, bla bla bla, parlami da fa fa fa, fammelo vedere che fai quando...
sua figlia scangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita. Ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità. E ti perdi dentro un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché. Vanno a ridere di te. Piansi anch'io la prima volta, stretta a un angolo e sconfitta. Non faceva e non capiva perché stavo ferma e zitta. Ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, perché gli uomini che nascono sono figli delle donne. E veleno calamino, ste femmine che
vanno da Dio. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazze, io sono pazze. E oggi voglio parlare. Ridere, amarti ma fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere. Amarti ancora.
che passa e dove andrà.
giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono a pista stanca, tu danzi solo per te. No ragazzo, no, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no, no, oh 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 no. To a ball americano, to a ball americano, ma sei nato in Italy. Sul palco vi ho anticipato che per la consegna di queste certificazioni c'è una persona molto ma molto importante che pensate è volata direttamente qui da Londra. Lei è Laura Rossi. Accogliamolo con un grande applauso. Responsabile europea del Trinity College, ma adesso le passo la parola perché sono sicura che ha tantissime, tantissime cose da dirci e soprattutto da consegnare. Facciamole un altro applauso. Noi siamo onorati di averla qui. Buonasera a tutti. Con tutte queste luci non vedo niente. Mi sentite? Sì. Beh, innanzitutto grazie che siete ancora qui a ascoltare tutto e dunque sì, sono Laura, faccio parte del core team di Trinity insieme al mio collega Emiliano Giamo, coordiniamo tutto quello che è il Music Team Italia, ovviamente in stretta collaborazione con Londra, e oggi è la prima volta che vengo a Mondragone. Io passo praticamente tutto l'anno, a parte il coordinare tutto quello che è il lavoro degli esami, ma soprattutto poi a gratificarmi, a gratificare quello che è il risultato finale, quindi quelle che sono le esibizioni e le award ceremony, consegne dei certificati
ufficiali, perché crediamo moltissimo in questa cosa. Nel mondo inglese il riconoscimento di un certificato e la cerimonia, anche nel mondo americano, l'avrete vista mille volte nei film, è una cosa importante perché è un momento di gratificazione immensa per chi fa, raggiunge un traguardo di questo genere. Pensate sempre che il Trinity è un ente certificatore nato in Inghilterra nel 1877 e certifica in 60 paesi del mondo. Quindi questi esami sono standardizzati, validi in più di 60 paesi del mondo, ma soprattutto in Italia, riconosciuti dal MIUR, con cui tra l'altro il Trinity, a proposito di lavoro di coordinazione che io, Emiliano e tutto il team abbiamo fatto in questi due anni, è iniziare un progetto di collaborazione direttamente nelle scuole pubbliche. Vedrete dei grandi risultati a questo proposito e vedete anche che la spendibilità di questi certificati aumenterà. Però quello che io volevo dire non è tanto che dobbiamo gratificare il lavoro di questi ragazzi, perché è ovvio, sono dei grandi talenti. Oggi è la prima volta che vengo al Talent Academy, Marco Camasso ha fatto un lavoro immenso, diamogli un mega applauso, perché un lavoro di queste dimensioni, veramente sono rimasta basita da pensare a quanto lavoro ha fatto per mettere insieme tutto questo. Però il Bravi, l'abbiamo già detto e stradetto durante tutta la serata. Quello che volevo farvi notare è forse una cosa che non è così immediata da capire, almeno per chi non vive nel mondo della musica da 30 anni come me, però l'ho imparato in tante esperienze. Quelli che non saranno dei grandi musicisti, anche se qui probabilmente ce n'è qualcuno che sicuramente diventerà un grande musicista perché il talento ce l'ha proprio scritto qua, ma saranno delle grandi persone. Saranno delle grandi persone perché hanno studiato musica, perché lo studio della musica è veramente qualcosa che aiuta a crescere, aiuta l'educazione. Quindi non bisogna studiare musica per diventare dei grandi musicisti. Ma questi ragazzi avranno la fortuna di aver studiato musica e di diventare delle grandi persone. Gli viene migliorata la qualità della capacità comunicativa, l'avete visto benissimo. C'è un discorso di apprendimento trasversale della lingua che è importantissimo in un momento in cui il CLIL, quindi l'apprendimento dell'inglese, della lingua straniera, entra nella scuola come CLIL. Questi ragazzi fanno esami in inglese e i vocals addirittura lo cantano in maniera perfetta, e questo con il piacere di apprendere una lingua, perché è sempre qui il fatto: si apprende una lingua facendo qualcosa di trasversale, non andando direttamente e solo nell'apprendimento della lingua. E questo ve lo dico da linguista, perché io non sono una musicista ma sono una linguista fondamentalmente. Quindi niente, adesso procediamo alle premiazioni, anche perché sono veramente orgogliosissima di premiare tutto questo mondo. Ho bisogno di un aiuto da parte di... Ecco, grazie. Ok, li ho divisi per strumento innanzitutto, e poi probabilmente partiamo dai keyboards. E allora, sono 9 gradi gli esami, se li usiamo questo, guarda, sono 9 gradi gli esami, quindi dal grade initial, che è il grade più basso, fino al grade 8, che è un grado di grandissimo livello sul rock and pop, paragoniamolo a un ingresso per un conservatorio, tanto per darvi un'idea di un'equipollenza. E poi ci sono i vari voti all'interno all'interno di ogni certificato. Quindi partiamo dai keyboards con Francesco Valente. Eccolo. Vieni, Francesco. Qua, Francesco, veloce, veloce, eccolo qui. Preso, io però due cose, ma no, questo non va bene. Sì, bravissimo. Sempre rock and pop initial, Manila Cunico o Cunico? Cunico.
Cunico, l'ho detto bene, un magnifico distinction che quindi deducono nell'unico certificate. È vero, ci sarà un altro, bravissima. Intanto cominciamo con questo, quindi hai fatto un doppio lavoro. Un grade 2 per Nico Romeo. Ciao Nico. Poi guardate la meraviglia di questi certificati, eh? E pensate che... Bravo. Nella standardizzazione di questo lavoro di certificazione potete pensare che questo è uguale per tutto il mondo, quindi l'esame fatto a Mondragone è uguale a un esame fatto a Nuova Delhi piuttosto che a New York, piuttosto che a Londra, è allo stesso identico valore perché c'è una standardizzazione internazionale. Continuiamo con il grade 2, con un magnifico distinction per Giada De Filippo. Bravissima Giada, un distinction, quanto hai preso? Wow! That's a great distinction per Pasquale Claudio Bianco. Dov'è Pasquale? Avanti sul palco. E intanto le facciamo un altro applauso anche per questo. Continuiamo con un grade 3 per Flavia Filosa, sempre con un distinction. Ma ci sono dei voti altissimi tra l'altro. Flavia c'è? Flavia, vieni, dai veloce, sì sì. Accostatevi tutti al palco in modo da poterci salire subito. Wow. Grade 4, quindi ci alziamo di un grado, distinction sempre ai Kalinowski. Marco Kalinowski, questo è... Vieni Marco, eccoti, oggi è la tua giornata premio, ho visto, eh? E Kalinowski ha vinto più di un premio, questa sera è la sua serata. Adesso abbiamo il grado più alto della, di tutti gli esami in assoluto, il grade 8. Quindi siamo nel livello più alto del rock and pop, con un bellissimo merito, Francesca Forte. Dai Francesca. Eccoti. Brava. Bene, applauso a tutti i keyboards, facciamo una foto. Ah, io non voglio nascondere. Una foto ai keyboards. Quindi partiamo con Giuseppe De Martino con un initial e un magnifico Giuseppe De Martino, eccolo qui. Eccolo. Grade 2 con un merit. Nicola Tartaglia, eccolo qui, accogliamolo con un applauso. Questo è il tuo bollino, Francesca Catanzano, grade 4, platinum guitar con merit. Francesca Catanzano, la vediamo arrivare? Eccola qui. E intanto chiamiamo anche Alessio Versente con la grade 5, il più alto del platinum guitar. Quindi Francesca Catanzano. Ed ecco Alessio Versente. Scusami,
Facciamo un applauso. Anni, un grade 4 e 5 e tanta cosa, sono davvero bravissimi. Bravi, bravi. Partiamo dal grade 2, wow. Carlo Verde, Rock and Pop. Guarda, applauso, perché Rocket Man è una canzone davvero difficile nella pronunciation. Elton John è Sir Elton John, ma è un pure English e lui ha fatto veramente bene. E anche il francese, posso giudicare, da linguista giudico anche un perfetto francese. Chiara Palmieri, grade 2 con merit. Vieni Chiara. Per Mattia e Teoli, grazie. Un merit per Maria. Grazie. Siamo sempre nel grade 2 con un bellissimo merit per Arianna Valente. C'è Arianna. Arianna c'è? Va bene, possiamo andare avanti, intanto penseremo noi a consegnarglielo. Tu questa volta con un distinction. Luciana Gallo. Qualcuno prima ha detto Luciana, ma io direi un Luciana. Se n'è andata? No, ci sei. Dimmi se ho ragione, Luciana o Luciana? Luciana, ok. Distinction. Ah, quanto hai preso? Meraviglioso. Manila Cunico, e quindi qui un altro distinction per un grade 2, quindi Manila si è guadagnata due certificates. Wow, questo è veramente, allora uno di qua e l'altro lo mettiamo di qua. Eh sì, questi sono meritati, vero, la fatica è tanta, ma sei stata bravissima. E poi passiamo a un grade 4, quindi alziamo il livello con un merit Gaia Fontana. Ecco Gaia, bravissima anche tu. Davvero emozionanti le vostre emozionanti le performance, davvero. Giovanni Paolo della Corte, siamo sempre nel grade 4 con un altro bellissimo distinction. Sei stato davvero bravo, hai fatto un lavoro magnifico stasera, quindi un lavoro di tutto l'anno. Bravissimo anche tu. Wow, qua siamo in un nome difficile, Nancy Liuchi. Colarusso. Nancy Colarusso, Liuchi, Izei, Emanuel, grade 4 con distinction. Eccola, quindi permettimi che me lo dici il tuo spelling, quindi sarebbe Nancy Colarusso, ti chiamano così? Ok, brava, grade 4 con distinction, anche tu ci hai davvero emozionato. 91, bravissima. L'ultimo vocals, e quindi siamo al grade 5, sempre con distinction, Manuela Gullotta. Dov'è Manuela? Ah, anche tu stasera è la sera dei concerti, siamo al grade 5, quindi poi hai tanta cosa davanti. Sarai grandissimi risultati. Facciamo una foto tutti insieme con i vocals, che sono tanti. Ecco, sì, esibisci, perché te lo sei guadagnato.
partiamo dall'initial con un merit per Francesco Caramanica. Siete tutti voi, cominciamo dai piccolini, perché poi io non so se i gradi initial sono tutti piccolini, cara. Eccoti qua, Francesco. Sei guadagnata, è un merito bellissimo. Facciamo una... Ciro Mazza, grade one. Poi chi c'è ancora? Sempre col grade one, Giuseppe Ceraldi. Ciro? Mettiti qua che poi vi metto il bollino. Giuseppe Ceraldi con il merit, you welcome. Gabriel Parente, un altro merit. Gabriel Parente. È difficile dire tutti i nomi giusti. Questo è tu. Questo è tu. E questo Gabriel con un bellissimo merit. L'anno prossimo hai guadagnato un grade 2. Sempre grade 1, Antonio Palumbo, Immacolata Pompeo. Antonio Palumbo, bravo, guarda che bel merit ti sei portato a casa. Quanto hai preso? Ti ricordi il voto? 83 su 100. Davvero? Wow, ti sei appena giocato un distinction. E quindi... Aspetta. Faccio come Immacolata Pompeo, tuo distinction, quanto hai preso? Ma sono bravissimi, Giovanni Romeo, grade 1 con merit, Eva Papa, grade 1 con distinction. Qualcuno però mi deve... Sì. Se no, okay. Guarda, se me li tieni io intanto li bollino. Vieni, prendi il tuo certificato, grazie, anzi io te li passo, tu bollina lì, io do il certificato, grazie. Va bene, mantienita. Eva Papa, cara, ecco, con un distinction, quindi col voto più alto, bravissima Eva, abbiamo una batterista in carriera, grade one, sempre di drums, con distinction, Daniele Tupikov. Dov'è Daniele? Eccolo che arriva. Bravissimo Daniele, anche tu un magnifico distinction. Mario Tagliatela, grade 1, altro distinction. Ma siete stati veramente bravi, davvero. Quindi l'anno prossimo avete tutti un grade, tu già guadagnato. Con questo distinction Mario Tagliatela, bravissimo. Alessandro Pagnani, siamo al grade 2. Quindi alziamo, che forse ha già fatto un grade 1, Alessandro, sì, bravissimo Alessandro. Salvatore Pagnani, un altro grade 2. C'è Salvatore? Eccolo. Bravo Salvatore, spingetevi un po' in là perché i drummer sono proprio tanti. Sempre nel grade 2 Mirko Rotondo, con un merit. Non c'è. Angelo Luongo, grade 2 con merit. Eccolo Angelo che arriva. Bravissimo Angelo, questo è tuo, vai a prenderti il bollino, poi facciamo la foto. Sabrina Musardo, grade 3. La nostra, eccola, un'altra batterista. Beh, anche in questo si distingue la Talent Academy, le signorine batteriste non sono proprio così numerose. E questo, in questo gruppo ne abbiamo già quante? Una, due, tre, wow. Emanuele Torrano, grade 3, sempre rock and pop drums. Eccolo. Bravissimo Emanuele. Un altro grade 3, questo l'ho già sentito, Gioele Camasso, chissà se c'è o è scappato, niente, lo mettiamo qua. Carmine Saucchella, qui siamo nel grade 4 con distinction, bravo, eccolo,
Carmine, sei giovanissimo per un Grateful, quanti anni hai? Mamma mia, guarda, prendi, aspetta. 12 anni un grade 4 è veramente un grandissimo risultato. E chiudiamo con Chiara Migliore, grade 6 di drums. Questo è un merit. C'è Chiara? Oh, wow. Questo è strameritato, bravissima, perché un grade 6 è veramente tantissimo, e un grade 7 con distinction, Salvatore De Filippo. Questo è il massimo riconoscimento del drums di oggi, anche perché oggi è la tua giornata. Scusa, lo faccio personalmente. E bravo. E c'è un omaggio floreale per te, Laura. Facciamo un applauso. Questo è per me. Grazie, un ringraziamento anche sempre alla Primula, che è stata gentilissima, ha offerto tutti questi bellissimi fiori. Noi ne siamo veramente felici. Grazie, grazie, grazie. Dopo o chiamiamo tutti gli insegnanti? Io direi che ci troviamo e qui è di chiamare gli insegnanti, i maestri dell'Academy Talent Scout, perché c'è una sorpresa anche per loro. Anche loro hanno meritato. Senza gli insegnanti tutto questo non sarebbe mai possibile. L'educatore è sempre il ruolo fondamentale nella vita. Ecco gli insegnanti: Mauro Grieco, Gino Pisani, Augusto Bortoloni, Angelo Camasso e Marco Camasso, Francesca Forte. Ecco, sono tutti qui. Vediamo un pochino cosa hanno meritato. Ah, una borsa a ricordo della Trinity. Adesso però è obbligo la foto. Immortaliamo questo momento storico. Facciamoli un altro applauso per il lavoro svolto durante tutto l'anno. Sì, togliamo un po' di cose in modo che potete vedervi bene. Con un altro applauso concediamo anche i maestri dell'Accademia Talent Scout, che ripeto hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno avuto tutti i loro premi, io ho avuto i miei bei omaggi floreali della Primula. Eccoci qua, un altro applauso all'ultimo gruppo della serata. Io intanto vorrei ringraziare veramente tutti di cuore, ringrazio in modo speciale il Club Insieme, anche lui sponsor di queste grandissime serate, un applauso pure per lui, grazie, grazie mille. Vorrei ringraziare tutti i partners e tutte le persone, le ditte che hanno collaborato anche, come avete visto, con le borse di studio, quindi anche economicamente per queste tre serate. Vorrei ringraziare i tecnici, i cameraman, la fioreria, la Primula, e soprattutto vorrei ringraziare anche voi pubblico. Fatevi un applauso. E vi dico che poi vi faremo sapere quando andremo in onda su Campagna Felix, quindi faremo un montaggio di questa bellissima rassegna di prima edizione. Intanto io vi ringrazio tutti quanti, un applauso a Giada che per tre serate, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo a settembre,
già partono le iscrizioni a luglio e quindi vi aspettiamo tutti per il nuovo anno accademico al Talent Scout. Buonanotte e tanta tanta buona estate. Buonanotte a tutti.